Rudy Di Lena, portiere dei Mobilieri. Allora Rudy, sei un po' l'eroe, il protagonista della giornata, il rigore sventato a Candoni, insomma, questo pareggio, in questo pareggio c'è tanto di tuo. Sì, un pareggio che per noi sa quasi di vittoria, perché comunque loro erano una bella squadra, lo sapevamo dall'inizio. Il mister ci ha chiesto la prestazione, l'importante era far bene, dimostrare che devono avere paura anche loro di noi e dimostrare anche alle altre squadre, che il nostro cammino sarà, si spera, fra quelle di vertice il più possibile. Poi sappiamo che ci sono due o tre squadre di un altro livello, anche quattro, e noi cercheremo di fare sempre più punti. Dobbiamo segnare forse un po' di più davanti, non sfruttiamo le occasioni che creiamo, però abbiamo una buona difesa con due grandissimi centrali di esperienza. Siamo un po' a corto di terzini, nel senso che abbiamo, infatti, qualche defezione, però avete sofferto un po' soprattutto sulle fasce, no? Sì, loro poi avevano due veloci, che sia le punte che i centrocampisti che si inserivano erano comunque veloci, creavano superiorità. Portare a casa un pareggio è... Perché tanta sofferenza nel secondo tempo, Rudy? Siamo un po' calati, un po' abbiamo avuto come paura di prendere il gol. Secondo me dobbiamo credere più in noi stessi, soprattutto quando abbiamo la palla, non fare scelte frettolose. Poi boh, sarà il mister. Senti, tornando sull'episodio del rigore, insomma, ci sembra assolutamente legittima, no? La concessione, l'hai toccato. Sì, rigore c'era. L'hai toccato. Poi sono felice di averlo parato, è stata in settimana, non sono riuscito ad allenarmi bene perché mi ero fatto male lunedì, e quindi è stata una settimana un po' così, non sapevo se riuscivo a giocare o no, però ieri ho fatto un po' di allenamento con Barlocco, che è sempre disponibile, ci aiuta sempre, è venuto anche di sabato al campo. È andata bene, dai.